adesso un collegamento che ho tenuto molto a fare, perché in linea con noi c'è Carmela Sermino. Buon pomeriggio, Carmela. Buon pomeriggio a tutti. Carmela, per chi non lo sapesse, tu sei la moglie di Giuseppe Vero Palumbo, vittima innocente di camorra. Anche tu, naturalmente, lasciamelo dire, sei una vittima, perché in questa drammatica vicenda hai perso comunque quello che era tuo marito. E tra le altre cose, qualche giorno fa il caso è stato archiviato perché per il pubblico ministero è impossibile risalire a chi ha sparato. Sì, purtroppo è una amara verità che abbiamo scoperto 2 giorni fa. È stato archiviato il caso Vero Palumbo, dando a noi un forte amaro, e però la voglia di continuare a sapere ancora la verità e la giustizia di Giuseppe. Cioè, non ci arrendiamo, perché appunto Giuseppe Vero Palumbo è stato ucciso 8 anni fa da un colpo d'arma da fuoco, e tuttora l'autore di questo assassino non ha ancora un nome, un volto. E quindi, diciamo, la speranza mia e della mia famiglia è che appunto sul caso Vero Palumbo venga fatta giustizia. C'è naturalmente una pagina Facebook, Giuseppe Vero Palumbo, vittima innocente della criminalità umana, dove è stato postato poi un articolo di Libero Pensiero News che si occupa della vicenda. Il post poi di una persona si conclude dicendo: giustizia per Peppe, ed è giusto che comunque arrivi giustizia per tuo marito. Sì, in effetti sì, perché è brutto quando ti muore una persona e non ha la giustizia, non riceve la giustizia. Non brutto sono quei casi risolti, quei gialli, no? Quando sento un giallo è risolto, e per il familiare tu non stai in pace con te stesso, sento sempre una cosa appesa a qui nell'aria, e non lo fai bene, in effetti, perché tu vorresti che il caso venga risolto. Assolutamente sì. Tra le altre cose, io ti ammiro molto perché tu non ti sei arresa e combatti poi in prima linea quella che è una tua personale battaglia, ma anche di tanti altri. Sì, dal quel 31 dicembre siamo dovuto dal primo momento urlare quello che era successo, senza fermarmi un minuto, perché appunto 8 anni fa è entrato evidentemente la parola camorra nella mia casa inaspettatamente, e ho dovuto iniziare a urlare quello che era successo e a far sì che Peppe non venga dimenticato. Con me, quando poi ho scoperto che solo in Campania sono più di 350 vittime innocenti di camorra, ti rendi conto che non sei solo, che la battaglia mia è la battaglia un po' di tutti i familiari. Assolutamente. Poi mantenere vivo il ricordo su queste cose è molto importante. Tu qualche giorno fa hai anche postato un collage molto bello di foto che riguardano poi Giancarlo Siani, dicendo: il dovere di un giornalista stampare notizie e scatenare l'inferno. In questo caso l'inferno deve essere quello poi della criminalità, che negli ultimi tempi, ma anche come è capitato a te negli ultimi anni, uccide senza senso. Sì, negli ultimi periodi ora si parla di stesa, no? Di questi ragazzi che intimoriscono per le strade camminando con i mitri e sparando ovunque. Diciamo che questo è un fenomeno che bisogna lottare, bisogna far sì che venga combattuto, perché se loro sparano possono colpire un'altra persona, un'altra vittima innocente. E quindi il mio impegno è quello che Giuseppe Vero Palumbo non venga dimenticato, e quindi portarlo sempre avanti, e due, che far sì altri, che non ci siano altri morti innocenti, perché ripeto, siamo tanti familiari, e sinceramente vedere altre lacrime non se ne può più. Carmela, oltre all'archiviazione del caso, in questi anni quanti ostacoli hai incontrato? Ostacoli un po' come da mamma, in effetti da donna, perché tu ti ritrovi a essere da uomo e donna di casa, per crescere una bambina nella situazione anche precaria, perché comunque sono senza lavoro, comunque devo portare avanti una famiglia, e sono ostacoli duri e cioè normali, forti, in effetti, diciamo, non facili. Il 31 agosto il comune di Annunziata mi affida un bene confiscato alla camorra, locale proprio di Torre Annunziata, ed è il primo caso che succede in Italia che un bene viene dato a un privato e non alle associazioni, e quindi è stato un passo
forte da parte del sindaco e una grande responsabilità da parte mia. Anche perché spesso le istituzioni non sono poi così vicine alle vittime di criminalità. No, assolutamente no, anzi dobbiamo, il primo ostacolo sono soprattutto loro, perché io ti parlo proprio come anche come Giuseppe Verocalumba non è ancora riconosciuto come vittima di Camorra, anche se stiamo facendo tutte le l'iter burocratico, però appunto quando poi il ministero ti mette i paletti, allora ti rendi conto che ti vai a scontrare su uno scoglio bello grande che appunto è lo Stato. Per fortuna però poi ci sono tante iniziative a cui la gente risponde sempre in maniera molto numerosa. Sì, in effetti c'è un'ottima opinione pubblica, molte persone che ti sono vicine, che ti affiancano. È nato il coordinamento campano dei familiari, poi abbiamo c'è Libera, che è una grande istituzione, e poi c'è il Popolo in Cammino, che è nata dopo la morte di Gianni Cesarano. Esatto, Popolo in Cammino, a cui è molto vicino Ivo Poggiani, che salutiamo e che avremo ospite poi nei nostri studi fra qualche settimana. Carmela, in chiusura, poi naturalmente torneremo a collegarci con te anche nei prossimi giorni, magari se vorrai sarai anche nostra ospite qui in studio. Nei prossimi giorni ci sarà qualche iniziativa a cui i nostri ascoltatori possono partecipare? Sì, proprio un'iniziativa del Popolo in Cammino, ce l'abbiamo venerdì e sabato, due giornate dedicate al Ciro Colonna, una vittima innocente di Ponticelli, e sabato appunto dalle ore 9 alle ore 13 si terrà all'8.0 di Ponticelli, verrà montato uno steccato e poi colorato dai bambini proprio di Ponticelli, ed è un momento emozionante ed è bello quando poi vedi proprio la comunità partecipe a questa iniziativa, e quando vedi i bambini che proprio sono loro che tu ti vai a noi che ti fai a confrontare con i bambini a dargli un futuro migliore, una speranza. Certo, però anche perché non bisogna avere paura, questa è la cosa fondamentale. Non bisogna avere paura, bravissimo, non bisogna avere paura, perché bisogna difendere il proprio territorio, vivere nel bello e far sì che loro siano, sono quelle cose un po' fatte, no? Che loro sono il nostro futuro, effettivamente noi, io come gli altri, stiamo cercando di far crescere, nonostante io, cioè soprattutto io che ho una bambina di 9 anni, tu cerchi di seminare la miglior seme che c'è affinché loro coglieranno il frutto migliore. Assolutamente, volevo ricordare la pagina Facebook Giuseppe Verro Palumbo, vittima innocente della criminalità umana, e naturalmente Carmela, te lo ripeto, torneremo a collegarci con te nei prossimi giorni, poi quando vorrai sarai ospite nei nostri studi. Grazie di averci dato questa possibilità e va bene, ci sentiamo alla prossima. Grazie mille a Carmela Sermino.